E ciao Fra, siamo di nuovo qui per questo evento, in realtà semplicemente perché sono appena usciti i nuovi cereali di Sfera in collaborazione con gli Ambers, c'è anche Gue e Anna, penso, in questa collaborazione qua. Sono quelli là, gusto cookies and cream, come la canzone, palesemente. E adesso andiamo a vedere se esistono, se ci sono al supermercato. Quindi vediamoci all'MD, che sarebbe il supermercato che rivende appunto questi cereali in collaborazione con Yambers, Sfera e tutto il resto. Eccoci, questo è qua con due Anna Sfera. Sono con Sentino e poi sono con la nuova ricetta del marshmallow, praticamente. Prenderemo pure questi, che non lo sapevo. E ciao Fra, siamo tornati con uno sgarro, che non sarà proprio sgarro perché metterò sempre i grammi che servono per la mia dieta, però siamo tornati, questo è l'importante, perché sono usciti i nuovi cereali di Sfera e basta. Quelli là a marshmallow, che sono quelli vecchi, però nuova ricetta dicono, li proveremo. E quelli là cookies and cream, sempre di Sfera, ma c'è anche Anna e Gue, perché la canzone appunto di cookies and cream è di Gue e c'è Anna e Sfera. Immagino i gusti siano cioccolato e qualche pezzo di biscotto, immagino. E di qua immagino che il cambiamento sia il fatto che non c'è più che non ci sia più il marshmallow blu, ma quello bianco. Sto ipotizzando, andiamo a vedere. Tanto scatole spettacolari, niente da dire. E la cosa buona è che adesso hanno messo le per porzione, perché cioè meglio così, perché nella vecchia versione non c'era scritto il per porzione, cioè c'era soltanto quello da 100 grammi e basta. Intanto, prima di iniziare a fare tutto, lasciate un bel like, iscrivetevi e commentate. Tutto questo per supportarmi, che mi fa piacere. Grazie in caso lo facciate. Ok, passando all'apertura, proviamo. Ci proviamo. Apriamo. Uno. E due. Ok, ce l'abbiamo. Tre, due, uno. Ok. Sempre al contrario la metto comunque la figurina, assurdo. Cioè, bellissima questa cosa. Ok, ce l'abbiamo questo, perfetto. Poi immaginavo marshmallow più grandi comunque. Però non c'è quello blu, c'è solo quello rosa e quello bianco. Ci sta, apprezziamo questa cosa, molto carina. Cioè, quello blu era bello, però ci sta anche così, proprio il pacco bianco è bellissimo comunque. Il pacco bianco è proprio qua. Secondo pacco, quello più importante, che è quello nuovo, no? La limited edition, la nuova esperienza da provare. Pensavo ci fossero i biscotti pure, non c'è niente. Sono semplicemente dei cereali al cacao, sembrano veramente. Cioè, immagino che sia grande. Oh. E qua abbiamo questa, che ora non ci stacca, mi pare. Sempre al contrario pure questa, perché è importante averla al contrario. Poi hanno messo l'attack per i topi, praticamente. Ok, ce l'abbiamo. Comunque, questo è quanto. Carino. Figurine, classiche figurine. Però mi aspetto qualcosa in più dai cereali. Forse non ho capito cosa hanno sbagliato prima e magari adesso non è più così. Lo spero, perché comunque costano 5 euro. Cioè 6 euro, 5 euro, sempre là siamo a livello di prezzo. Quindi, cioè 6 euro nel preordine, cioè se tu vai prima del 23, 6 euro, se tu vai dopo il 23, 5 euro. Grande questa cosa, bellissima. Ok, passiamo al versaggio e all'assaggio. Dopo i cereali, ovviamente. Procediamo all'assaggio, comunque perché nuova ricetta? Perché i marshmallow non sono più pietre dell'isola di Pasqua, che tipo dentro avevano non so che cosa, tipo l'oro, boh. Ci sono pietre, sono marshmallow normali, belli morbidi. Ci sta. 30 grammi circa di, forse un po' di più, di cereali. 120, no, di meno, tipo un po' di latte, pochissimo, tanto per dargli la cremosità. E latte rosa, perché la cosa bella di questo se qua è che fa latte rosa, quindi ok. Proviamo. Grazie.
Allora, come gusto devo dire che ci siamo, cioè sempre soliti l'altra volta. Un po' meno, ma leggermente meno, come si dice, tipo c'è l'altra volta erano tipo che sapevano di vecchio. Tipo quando apri le cose sono un po' mollicci, no? Ecco, sta cosa qua non è cambiata molto. Un pochettino sì, è migliorata, ma non moltissimo. Per i marshmallow invece adesso sono morbidi e ti dirò, forse li preferivo prima un po' più duretti. Adesso, prima erano veramente duri la pietra, però questi qua sono veramente, cioè, marshmallow, cioè, non ti danno una sensazione di, non lo so, tipo di, che si inzuppano, non te lo so spiegare bene. Sicuramente a livello di forma, a livello di qualità, a livello di qualità è meglio questa versione qua, senza dubbio. Però a livello personale forse leggermente più duri, forse visto che già manca la croccantezza nelle cereali che sono tipo che stanno di appunto di vecchio. Cioè quella caramella che era appunto dura, anche se rompeva un po' il ca, cioè che fosse in quel modo dura assai, dava però quel po' di croccantezza. Invece così ok, ci siamo perché sono marshmallow, però non lo so. Adesso passiamo con questi and cream, che sarebbero la parte principale del video, il nuovo gusto. Ok, ci siamo. Ultima, non per importanza, anzi, per importanza che perché è quella là più, perché appunto la novità dell'anno, del mese, di cereali di Yummers. Lo proviamo. Allora, consistenza già migliore al tatto, si vede. Cioè, si sente forse anche. Odore, una cosa che ho notato in quelli là, che odore non c'era in realtà, invece in quelli l'altra volta c'era l'odore, me lo ricordo. In quelli là un po' meno stavolta, questi qua un sacco d'odore, quasi quanto quelli delle peanut butter, cioè quello là. Odore dall'altro buono l'odore, cioè qui sei in cream, ci sente, c'è abbastanza, cioè non è che, cioè, ci siamo, va. Proviamo, sperando che siano i migliori fra tutti e quattro, speriamo. La verità, non sanno di niente, cioè, no, non posso dire che siano brutti, questo non posso dirlo, non sono, cioè sono, sì, buoni, ma siamo sempre lì, cioè se io ho i Nesquik a 3 euro tipo, che sono micidiali, e ho questi qua a 6 euro, dici tu, vabbè, qua c'è la faccia di Sfera e degli altri, giusto, però c'è, cioè, che li provi perché comunque dici tu, ah guarda, stile americano, ci può stare, cioè senza infamia, senza lode, ma proprio lode mai, infamia forse si avvicina un po', ma cioè boh, no, cioè non approvati. Peccato perché qua la croccantezza c'è un sacco, il crunchy c'è tantissimo, assurdo qua. Comunque, subito a freddo, vincitore questo qua. Lui, proprio lui, perché secondo me questi qua, proprio, cioè, tra tutti non vince nessuno per quanto mi riguarda, però se devo scegliere un vincitore, cioè questi qua al marshmallow, perché sono quelli là che hanno un sapore migliore, perché sentono zucchero, si sente comunque, si sente che c'è qualcosa di diverso dei cereali normali. Gli altri al peanut butter non ne parliamo, perché erano buoni, sì, sicuramente meglio di questi qua, con questi in cream, ma secondi, e poi questi qua... Questi in cream sono terzi, ma non classificati, perché no. Questi qua. Per me vanno bene questi. Quindi conclusioni, sperando che questo video vi sia piaciuto. Intanto mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi, mi raccomando. E niente, per questo video è tutto. E ci vediamo ad un prossimo sgarro, ad un prossimo video qualsiasi. Allenamento o altre cose, o vlog, vedremo. E ciao, fra!